Ragazzi, nel video di oggi io volevo condividere con voi un pochino la mia esperienza in quello che è l'apprendimento delle lingue slave e soprattutto l'intelligibilità delle lingue slave l'una all'altra, no? Ovvero quanto effettivamente si può comunicare parlando una lingua slava con persone che parlano altre lingue slave. Dai, che si comincia. Allora, innanzitutto io parlo russo abbastanza bene, secondo me più o meno un B2, e parlo sloveno invece abbastanza male, tra un A2 e un B1, da quello che mi hanno detto alcuni amici sloveni. Io mi sarei dato un A2 e loro mi dicono lo parli un po' meglio. Ad ogni modo, qual è la mia esperienza in Bulgaria, ma anche in Macedonia? Sto girando questo video a Ohrid, uno splendido paesino sul lago di Ohrid, in Macedonia. Ho provato a parlare io, parlando sloveno, con le persone del posto e, quando non capivano qualcosa, allora ci buttavo dentro qualche parola in russo. In più, quello che facevo, quello che sto facendo, è di fatto: se io capisco dal contesto una parola, riprendo la parola, ad esempio un verbo, la coniugo nella persona che mi serve coniugarla, perché le coniugazioni più o meno dei verbi funzionano come in sloveno, magari il verbo è diverso, ma si coniuga allo stesso modo. Ad esempio, se voglio dire io capisco il macedone, in sloveno direi razumem makedonski, razumem. In macedone, Razbirajem makedonski, però finisce sempre con la M, no? E la seconda persona invece è Esh, no? Razumesh, Razbirajesh. Quindi, se uno mi chiede Razumesh makedonski, io capisco dal contesto che mi sta chiedendo, capisci il macedone, anche se Razbirajem io non l'avevo mai sentita come parola, ok? Quindi gli rispondo Razbirajem makedonski, utilizzando il verbo il macedone, che io non parlo, però è chiaro che mi sta chiedendo questo, e quindi riutilizzo il verbo. E poi vado avanti un po' in sloveno, un po' in russo. Questo è il modo in cui più o meno sto comunicando. Ovviamente la conversazione non è completamente fluida, no? Non è che va tranquillamente, ma ogni tanto ti fermi, gli chiedi, ascolta, non ho capito, me lo rispieghi, oppure usi un sinonimo, oppure se vedo che con lo sloveno non funziona, uso un sinonimo, magari uso la stessa parola in russo, una cosa e l'altra. La mia teoria, però, è la mia personale esperienza, ripeto, non sono né un linguista né altro. È bellissima, ragazzi, guardate i colori dell'autunno. La mia personale esperienza è che parlando una lingua slava è difficile capire le altre lingue slave, perché se io parlassi solo russo, in cui ad esempio per dire capisci il rusco e il rusco, il russo si dice panimayesh ruski o ruskijezik, panimayesh, e io rispondo alla prima persona singolare panimayu, no? Non con la M. In russo alla prima persona singolare i verbi si coniugano con you, ok? Che è molto diverso. Quindi sarebbe stato difficile capire e fare questo giochino con i verbi, ad esempio, se parlassi solo russo, ok? D'altro canto, se parlassi soltanto sloveno, ogni tanto è un po' limitante. Quindi, secondo me, parlare due lingue aiuta, soprattutto, ad esempio, il russo, di nuovo, è la mia esperienza, il russo mi ha aiutato di più in Bulgaria, qui in Macedonia mi aiuta molto di più lo sloveno, invece, no? Ci stiamo anche geograficamente avvicinando un po' alla Slovenia, quindi ha senso in qualche modo. Quindi la mia teoria è questa: con due lingue slave, secondo me, uno se la può cavare in tutti i paesi in cui si parla una lingua slava. Ho visto la stessa roba con il polacco. Magari date un occhio al video in cui ho provato a imparare il polacco in 4 ore. Ho
ho imparato le basi del polacco e poi ho cercato di fare una conversazione bizzarra, no? Però due lingue è secondo me quello che serve per riuscire, ripeto, più o meno a comunicare, no? E soprattutto in questa parte le lingue sono molto molto simili, secondo me sono molto più simili che non italiano e spagnolo o spagnolo e portoghese, ok? Sono quasi come dire l'italiano che si parla a Milano, che parlava mia nonna, il dialetto milanese, e magari il dialetto veneto, ok? Mia nonna, per dire non ho soldi, avrebbe detto non mi ha i danè, non ho mica i danè. No, i denari, i soldi. Ok? In Veneto, ancora oggi dicono, perlomeno verso Vicenza, che è la forma del dialetto veneto, ce ne sono un po' tanti di dialetti in Veneto, la forma che io conosco di più, go mia ischei. Ischei vuol dire soldi, perché quando il Veneto era parte dell'impero austriaco, le monete venivano chiamate, come che era? Scheidenmünzen, moneta divisionale. Scheiden, però Schei, SCH, letto in italiano, Schei. Quindi è rimasta in dialetto veneto e li chiamano ancora così. Go miei Schei, non miei danè. Adesso mi ammazzo. Quindi sono un po' diverse. Io quando sono arrivato in Veneto all'inizio, Schei non si capisce, però se uno ti dice go miei Schei, lo capisci dal gesto e poi di fatto lo stai incorporando e lo riutilizzi. Eh? Ok, la stessa roba succede se uno fa un po' attenzione, se uno conosce lo sloveno e viene in Macedonia. Alcune parole sono un po' diverse, uno però le può capire dal contesto. Ok, ad esempio per dire senza in sloveno, brez, in russo. Bez, scritto B-E-Z in cirillico, ok? Però la E si pronuncia IE, ok? Bez, brez in sloveno, e da queste parti inizia a essere B-E-Z, la E rimane E, bez, bez, brez, bez, bez, ok? Con un po' di fantasia, credo che anche in polacco sia bez, ok? Con un po' di fantasia uno ci arriva, anche per dire non ho. In russo avere, uno direbbe u mnia, ovvero presso di me, u mnia jest shtota. In russo però esiste anche la parola imets, imets, non si usa quasi mai, è abbastanza formale, però ecco che in sloveno e anche qui in Macedonia, anche in Bulgaria, ima, ok? Ima, nima, che poi diventa ima. Nima, niema, nema, ok? Perché di nuovo la E ogni tanto è IE e ogni tanto diventa I per fare la negazione, no? Ima, nima, ima, nima, niema, nema, ok? Questo è il viaggio. Quindi veramente se uno si siede, inizia ad analizzare un po' la lingua, come funziona e a chiedersi due o tre cose, a connettere un po'. To connect the dots, direbbero in inglese, non si dice in italiano connettere i puntini. Uno ce la fa, cioè riesce davvero, adesso se non mi ammazzo, riesce davvero a capire che effettivamente ha senso che siano tutte lingue della stessa famiglia e riesce a comunicare. Questo, ragazzi, era quello che volevo condividere con voi. Se parlate una di queste lingue, ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Perché penso che se parlate solo una di queste lingue, probabilmente non è così semplice capire le altre. Però se anche voi ne parlate due, spero che sarete d'accordo con me. Se uno ci mette un po' la testa, è abbastanza semplice capire le altre, ripeto, non fare discorsi sui massimi sistemi, ma capirle. Io sono arrivato al lago, ragazzi, guardate che bello. Questo è, adesso cado, mi ammazzo. Questo è Ohrid. Vi
se volete vedere il video su Ohrid, date un occhio a questo video qua. Ciao ragazzi, a presto.